Un minuto con Padre Pio dalla chiesa conventuale dei frati minori cappuccini di Sant'Anna. In questo luogo per circa 7 mesi è stato Padre Pio da Pietrelcina. In questa chiesa ha celebrato la Santa Messa, in questo luogo ha accolto tanti fedeli. Ecco, Sant'Anna veniva definita un vero e proprio approdo di anime che giungevano qui e che avevano già scoperto questo giovane frate cappuccino, che lo chiamavano subito il Santariello, come facevano a Pietrelcina. Ecco, oggi vogliamo raccontarvi invece quello che accadeva nella sua Pietrelcina nel 1911, perché Padre Pio fu costretto da una strana malattia a restare a Pietrelcina dal 1909 al 1916, proprio quando giunse qui a Sant'Anna, a Foggia. Il 15 giugno del 1911 scrive al suo ministro provinciale, nonché direttore spirituale, padre Benedetto Nardella da San Marco in Lamis: «Mio caro padre, da parecchi giorni in qua io vado sempre peggiorando con la salute. Le medicine che ho preso come se non le avesse gettate in un pozzo», dice. «Dico sinceramente che soffro, e soffro assai, e se si procederà ancora in questo modo non saprei nemmeno io come andrà a finire. Mi aiuti un po', padre mio, se vuole, perché non ne posso quasi più. Sarebbe proprio da consigliarsi una visita da qualche specialista, sebbene preveggo che il viaggiatore mi produrrà di certo, che il viaggiare mi produrrà di certo un grave sfascio alla salute. Ma che vuole? La necessità in certi casi è una triste consigliera. Inoltre, tale visita si rende quasi impossibile anche per le attuali strettezze della famiglia. Si faccia il volere di Dio». E poi spiega: «Ho voluto farle sapere questo più per la mia maggior tranquillità di coscienza che per altro, poiché», dice Padre Pio, «sono sempre disposto a fare la volontà di Dio e dei miei superiori.